spring skin. Yuhu, Mitch, vai. Ma che cazzo di toboga, raga. Guardate che storia. Break down all the lights, let me hold you close. I'm full of loose ends, will you be my... Another day in paradise, baby. My love won't budge. My love won't fade after the preview. We only get one life. I won't live mine without you. Come on, stormy, I'll stay solid when you're dead. Buongiorno. Oggi è un po' un azzardo qui. Adesso vi spiego. Praticamente mettono in valle una massima di 9 gradi, poi abbiamo completamente cambiato versante, esposizione rispetto al boschetto magico di ieri. Vai! E infatti, secondo me non ci sarà della gran polvere. Ma perché sono venuto qui? Perché a una guida local, mio amico, di venire e qualcosa di buono lo trovi lo stesso. Questo io ho dei gran dubbi su questo. Però oggi, almeno, se non è per lasciata, lo è per l'ambiente e l'esplorazione. Guardate che posto. Also, ci sono due canaletti là che prima o poi, quando si sarà nelle condizioni giuste, vorrei fare. Però qui, se ci muoviamo bene, non siamo in avalanche terrain, a delle pendenze molto tranquille di questo ridge. Però io intorno a me vedo solo della gran neve di merda. Comunque vi farò sapere. Guardate l'infinità di linee, ovviamente con le adeguate condizioni. Mamma mia, paradiso. Allora, aggiornamento: la neve ovviamente non è migliorata. La tentazione di andare su fino in cima è tanta, perché ci manca 500 metri di dislivello. Insomma, segui qua il ridge, fai delle Z là, le Z qua e dopo sei su. La neve mi sembra anche abbastanza consolidata e ha già scaricato qualcosa. Però, visto che siamo da soli, we're gonna take it chill. Oggi è Natale. Ah, infatti, se ve lo state chiedendo perché non c'è l'Anna, è perché lei arriva dopo Natale, arriva il 26. Doveva fare Natale con i parenti e quindi sì, visto che siamo qua, ce la prendiamo in chill. Adesso faccio una volatina col drone e poi magari questa montagna la conquisteremo insieme all'Anna. Però mica che bello stare qua su. Ma di cosa stiamo parlando? Mi mangio la barrettina, poi scendiamo. Mi raccomando, portate sempre le cartacce e rifiuti a valle. Io sapevo che qua su non ci sarebbe stata una granché neve, però vabbè. Allora, facciamo partire la registrazione con il drone. Non posso vedere la preview della GoPro, quindi non so se è l'altezza giusta. Spero di sì. Ok boys, ok Mitch, andiamo a gustarci questa crosta insieme. Almeno c'è un bel paesaggio. No, il giro è bello, assolutamente. È un bel giro e sono dei bei posti. Ok, dropping in. Magari sei anche un po' trasformata. Not bad. Spring skin. Mitch, vai. Non male, grande Mitch. Pensavo veramente molto peggio. Ha mollato, eh. Cioè, rispetto a quando venivo su, ha mollato. Abbiamo fatto bene ad aspettare.
Ma che cazzo me l'avrebbe detto? Potrebbe sciare senza guanti tranquillamente comunque. Ma sai che è quasi quasi un altro giro, perché queste praterie sono belle, eh? Ok, drop in niche, vai, 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 vai. Si ritorna su, perché questo spring skiing it's very fun. Oh, poi questo terreno qua mi piace da dio, pieno di cunette, saltini, mi piace, mi piace. Quindi ho fatto questo pezzo aperto, lo rifaccio perché sti 100 metri, non lo so quanti siano, ci sta, dai. Even in the sun we got some good snow. Intanto là, mentre noi sciavamo e ci divertevamo, è venuto giù un po' di roba, il caldo sicuramente. Guardate un po', tutto questo versante ha scaricato, non so, secondo me anche il canale là, però non riesco a vedere bene se sono pezzettini che venivano giù dalle rocce. Ok, però è tutto, guarda, heating, heating. Invece qua pendenze più chill, quindi siamo chill anche noi. Ma oh, mamma mia, non mi aspettavo di fare una sciata così, cioè un po' sì, perché ho detto vabbè aspettiamo, dobbiamo volare il drone eccetera, però signori, ma che posto è? Spring skiing. Dropping! Vero Mitch, some spring skiing, let's go! Ma che cazzo di toboga, raga! No, vabbè, ma io sto male! Sto male! Guarda che storia, ma che terrain, quasi ci fosse la neve bella, cioè polvere, mamma mia. Stai tutto il giorno qua dentro, cerchiamo di stare a sinistra per arrivare più o meno verso la macchina. Qua diventa, inizia veramente a diventare pesante, pesante la neve. Paradiso. Un po' di ravanage, non manca mai, eh. O ce la prendiamo dritta ignorante. Ravanage finale. Oddio, mega pillow. Wow. Oh, back in the valley. Oh, grande amici. Sì.